di qua si può vedere uno scorcio della città molto più espressivo di qualsiasi parola, perché si può vedere come la città è costruita su palazzette con una casa accanto all'altra, senza il minimo spazio, creando problemi difficilissimi di comunicazioni e anche di insicurezza stessa. E poi questa tangenziale che è costata questo pezzo soltanto 120 miliardi, quanto sarebbe bastato per risolvere uno dei problemi più difficili e più gravi della città di Napoli, cioè la questione della scuola. E poi questa città costruita in questo modo, che ha come sottosuolo una situazione estremamente grave, perché è piena di buche, di scogli di acque, di vecchie fognature che la rendono particolarmente insicura. In questa città in cui i bisogni non mancano anche i mezzi, cioè i denari, i finanziamenti, non si riesce a risolvere i problemi perché manca una direzione politica, ed è questo però fondamentale. Quindi occorre modificare la direzione politica di questa vecchia classe borghese napoletana, che è spesso una classe politica insufficiente, incapace.